ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Cosmos e oggi siamo su un giochino nuovo uscito mi pare il 27 maggio di quest'anno, mi pare, attenzione, non vorrei dire una stronzata, lo trovate su Steam. Comunque questo giochino si chiama, lo vedete da voi, Carnivores Dinosaur Hunter Reborn. Allora, devo dirlo giusto, Carnivores Dinosaur Hunter Reborn. Ce l'ho fatta! È uno scioglilingua questo titolo, ma va bene, fate finta che io l'abbia detto giusto. Che cos'è questo gioco? Lo chiamerò gioco. Chi di voi da piccolo ha mai giocato a Dino Crisis? Bene, questo è Dino Crisis, però un po' meno creepy e molto più open world. Questo gioco è un FPS, ragazzi, ma è inutile che vi sto qui a parlare di tutti i tecnicismi e stronzate varie. Vi dico solo che lo trovate su Steam a un prezzo abbordabile. E l'unica sfiga di questo gioco è che è ottimizzato come il culo, infatti anche essendo un gioco leggero, relativamente leggero, e con un computer relativamente performante, perché non riesco a parlare, avrete comunque dei leggeri cali di frame rate. Figuratevi io ora che sto registrando come dovrà andare. Vabbè, altra pecca di questo gioco è che purtroppo non ha il multiplayer. Multiplayer che però andrebbe forse a rovinare questo gioco proprio. Forse perché è meglio concepito per il single player piuttosto che per il multiplayer. Comunque, è inutile andare a perdere altro tempo. Iniziamo subito. Andiamo su Hunt. Io, come vedete dai trofei e dalle gemme, sono già andato bello che avanti. Ho sbloccato praticamente vari potenziamenti. Ma per questa prima missione io userò il fucile che ci viene dato all'inizio. Questi due potenziamenti che ci vengono dati all'inizio, l'unica cosa che userò in più saranno questi altri due potenziamenti che praticamente vanno a ridurre l'odore che viene fatto dal cacciatore e la sua visibilità ai dinosauri. Quindi non uso niente di particolare, niente di strano, ragazzi. I dinosauri che potremo cacciare sono questi due, il Stegosaurus, anzi lo Stegosaurus, articolo, e l'Ankylosaurus. Mamma che razza di nomi di merda. Vabbè, press to begin, andiamo. Ok ragazzi, dunque, siamo sulla mappa. Già non mi ricordo più i tasti, ma va bene. Come vi dicevo, è ottimizzato col culo, perché... Oh, là vedo qualcuno. Ok, vedo un Gallimimus, ok. Vi dicevo, è ottimizzato come il culo, perché adesso sto andando a 19 fps, praticamente 20. Una media di 20 fps. Ma va bene, ok. Allora ragazzi, un trucchetto... Proprio un trucco per chi si vuole approcciare a questo gioco. Sembrerebbe un cheat, ma in realtà non è un cheat, è proprio una cosa del gioco. All'inizio noterete immediatamente che avrete bisogno... Oh, oh, che cacchio vuoi? Ma vaffan, l'ho missato. Vabbè, scusate per questo epic fail già all'inizio, ma ok, ci può stare. Un trucchetto, tra virgolette, che può servire soprattutto all'inizio del gioco, per chi si vuole approcciare a questo gioco, per l'appunto. Allora ragazzi, all'inizio si noterà immediatamente che c'è bisogno di gemme. Gemme che ti aiuteranno a sbloccare tante nuove cose, tipo potenziamenti, armi, stronzate le varie. Il problema è che soprattutto all'inizio le gemme che faremo saranno poche. E ovviamente, andando avanti col gioco, sì, otterremo molte più gemme, ma saranno anche molto più difficili i dinosauri che dovremo cacciare. Perché si è scappato? Comunque, allora, qual è questo trucchetto, ragazzi? Per ottenere... No. Per ottenere queste gemme il più velocemente possibile. Beh, è facile. Oddio, è facile... Vabbè, è facile. Dovrete cacciare praticamente questi questi Gallimimus, ragazzi, questi dinosauri che sembrano velociraptor, ma in realtà sono dei dinosauri erbivori, mi pare, che non fanno altro che correre e scappare da voi. Sarà molto utile ucciderli, perché vi daranno comunque delle gemme a ogni uccisione. E
Se volete fare ancora più gemme, potete guardare in alto. Scusate se ogni tanto sto zitto, ma sto cercando di sentire e vedere se trovo dei dinosauri. Potrete guardare in alto e cercare gli pterodattili. Pterodattili che, come quello, praticamente, se lo battete vi daranno altre gemme, tipo 5, non mi ricordo. Facendo così per tante volte, riuscirete a guadagnare tante belle gemme. Quindi, questo è un piccolo set che vi regalo, tra virgolette. Usatelo se vi serve, perché tanto non è illegale. E io nel frattempo devo continuare a cercare questi dinosauri che non trovo. Allora, io so che questi dinosauri che sto cercando stanno vicini all'acqua. L'unica sfiga è che è difficile trovarli, anche perché se faccio rumore mi sentono e scappo. Eccolo! Eccolo lì! L'Ankylosaurus, ragazzi, l'ho trovato! Non facciamoci prendere dal panico. Però io sento zampettare vicino a me. No, ok. L'Ankylosaurus, ragazzi, praticamente funziona così. È erbivoro e quindi non ci morde, ma ci può fare male. Ma sta dormendo, che sta facendo? Levati! No! Ho battuto quello sbagliato! Quando voglio abbattere quello sbagliato non lo abbatto. Quando voglio abbattere quello giusto abbatto quello sbagliato. Guardate l'animazione che è fatta proprio col culo. Vabbè. Dai! Muori! Cioè, in realtà non muore, ragazzi, perché gli sto sparando dei dardi soporiferi. L'ho preso! Perfetto! E mi ha contato, come vedete, 2 kill praticamente, perché ho ucciso anche quello piccolo. Ho fatto addormentare anche quello piccolo, ragazzi, perché il bello di questo gioco è che sì, ti fa cacciare gli animali, ma te li fa cacciare con rispetto, tra virgolette. Cioè, tu non li uccidi, li addormenti. Ed è una cosa bella, ragazzi. Cacciare così, io sono contro la caccia, attenzione, sono animalista. Però cacciare un animale addormentandolo, andandogli vicino, studiandolo, guardandolo magari, e poi lasciarlo lì, tanto si risveglierà presto, già è una caccia che accetterei molto ben volentieri. Accetterei con minor schifo, per così dire, ecco. Perché io, vi ripeto, sono totalmente contrario alla caccia, ma dopo questo discorsetto, vediamo queste texture fatte a merda proprio, va bene. Questo è il nostro dinosauro, l'Ankylosaurus. Praticamente, se io clicco adesso col pulsante sinistro del mouse, lo prendo come trofeo. Chiamo l'elicottero praticamente che se lo viene a prendere come trofeo. Vediamo dove arriva l'elicottero. Eccolo là. Che praticamente sembra uno di questi droni che vanno di moda adesso. Ecco qua, lo prende e lo porta via. Ti prendo e ti porto via. E se ne va col mio trofeo. Perfetto. Questa è una cosa che mi è piaciuta molto poco, perché lo fa troppo fantasy. Vabbè, comunque. Siccome adesso ho preso la mia preda e non voglio cercare altre prede, tengo premuta la X, chiamo l'elicottero che arriva per l'evacuazione. E lì mi dice che atterra là, praticamente. Cioè, atterra. Manda il suo raggio qui. Sai che figo se lo metteva sulla roccia? Come cacchio ci salivo lì? E andiamo! Yee! Fatto! Questa era la prima missione, facile ragazzi, tanto nelle prime mappe troviamo solo dinosauri erbivori che ci possono uccidere solo se ci caricano, tutto qua. Nelle mappe successive invece troveremo proprio i dinosauri carnivori. Io adesso non sono ancora arrivato al Tyrannosaurus Rex, però ho già incontrato il primo carnivoro che non mi ricordo più neanche come si chiama, ma fidatevi, è bello che stronzo. Ma va bene, continuiamo. E basta. Questo era Carnivores Dinosaur Hunter Reborn. Ci sono riuscito di nuovo. E giusto, piccolo appunto, sono arrivato a lui praticamente. E fidatevi, è stronzo, è difficile da cacciare. Tutto qua, ragazzi. Per questo gameplay è tutto. Come al solito, se il video vi è piaciuto, spolleggiate in giù, commentate, iscrivetevi. E magari continuate a consigliarmi dei giochi, perché questo, se non mi ricordo male, me l'avete consigliato voi. Ed è molto carino. Un saluto al vostro Cosmos e alla prossima. Bella!